Buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene. Io, come potete sentire dalla voce, quello che è, da quando Dante va al nido sono fissa con il raffreddore. Vabbè, va bene così, non è un problema. Vi sarete chiesti perché nell'ultimo periodo io stia registrando sempre in camera di Dante. Il motivo è molto semplice, molti di voi non sanno, perché su Instagram mi chiedono: ma come farete adesso? Cambierete casa? Perché arriva un altro bambino, non ci starete tutti. Dicevo che molti di voi non sanno. Gogo, vieni! Che noi in realtà abbiamo un'altra stanza, che è la stanza dello studio, ma che non vi faccio vedere per un motivo molto semplice. Sono mesi che io apro questa stanza e faccio finta di niente e chiudo, perché dobbiamo sistemarla. Cosa ne pensi, amore? Perché io sono disordinata, però vedo che anche tu stavolta ci hai messo del tuo. Io vorrei spostare la mia postazione più a sinistra con delle luci dietro, se le abbiamo, perché è vero che abbiamo gli studi, ma abbiamo il riscaldamento spento perché costa troppo. L'ultima volta abbiamo speso tipo 800 euro, siamo andati 3 volte, e quindi ho deciso di farmi una piccola postazione qui per quando devo magari fare delle piccole cose, e quando poi vado in studio a registrare, perché adesso inizia un format bellissimo dove intervisto le persone, vado ovviamente a accendere i riscaldamenti perché non posso farmi degli ospiti che farà un freddo cane. Quindi adesso iniziamo, abbiamo già tolto lo stendino, dobbiamo praticamente portare fuori tutto, devo portare fuori tutto, sistemare le cose, mettere le luci, spostare, e vabbè, avremo un po' da fare. È iniziato il cambiamento. Amore, questa stanza la terremo sempre precisa. Guarda, prometto in questo video. Sto promettendo. Con te dentro? Sì. Prometto, ormai ho 2 figli, devo farlo. Ah. Per loro. E perché sei troppo piccolino. Di là, di là è il mobile dell'ingresso. È sempre ordinato, non puoi dire niente. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Cosa c'è di disordinato? No, allora, la carta dei Kinder Cereali sono svenuta oggi. È già tanto che non l'ho lasciata in macchina. Poi una scatola di scarpe, il giubbotto che non l'ho messo io qui. E cosa c'entra? Questo qua è da dare a tuo papà? Fine. Per una volta è andata male, era tutto ordinato. Beccati questo, scemo. Di base la postazione l'ho spostata, anzi l'abbiamo spostata contro il muro. Poi libereremo questo che sarà il background, si dice background, che così già inizia ad avere un piccolo senso. Io devo assolutamente fare un aerosol e cercare di convincere la ginecologa a farmi dare un antibiotico, perché penso di avere una sinusite fortissima qui. Ce l'ho avuta già 15 anni fa, ho attaccato il medico al muro. Un giorno ve la racconterò, una delle cose più brutte della mia vita. C'è proprio un dolore qua, ma forte, 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 fisso, e medicine non ne posso prendere. Lei non è che vuole che prenda troppi antibiotici in gravidanza, ma mi serve assolutamente. Eccomi, aggiornamento. Io avevo, come ho detto, un male veramente folle, quindi ho scritto alla ginecologa se mi prescrive un antibiotico o qualcosa. Nel frattempo ho preso una tachipirina perché non... Cioè, che non so quantificarvi il dolore che avevo qui, un dolore pazzo. Adesso un po' mi è passato. La ginecologa mi ha prescritto il cortisone e la tachipirina per il dolore. E nel frattempo, mentre io ero a letto a farmi un altro aerosol, Ale è andato avanti a sistemare, guardate un po'. Inizia a essere una camera piano piano, quindi questa è la mia postazione che è ancora da finire. Questo devo spedirlo, vi ricordate, questa è la mantide, la farfalla devo spedirla alla mia commercialista, che è per lei. Questi qua, la spazzola per i pelati che avevo regalato ad Ale, non ha apprezzato? Devi sistemarla, amore. Poi ho tolto il poster di Breaking Bad e ho dovuto mettere quello gigante perché, guardate un po', ha lasciato, vediamo, tutti i segni storti, schifosi, brutti. Quindi per ora ho rimediato così. Adesso sbaracchiamo anche questo tavolo, però almeno inizia ad essere un pochino una stanza.
Beh, lì c'è il pattume che stiamo dividendo carta e plastica. Dall'indifferenziato che tra l'altro, raga, ho visto, seguo alcuni influencer io. Adesso non per dire che sono del sud perché non c'entra questa cosa. Oddio, potrebbe c'entrare perché forse la mentalità è un po' diversa e anche i comuni. E niente, seguo questa ragazza che qualche settimana fa ha fatto vedere che ha buttato tutto in un bidone unico, cioè anche proprio il cibo. Io da fuori, che per noi la raccolta differenziata è importantissima, tipo sono rimasta così. Per lei invece è stato normale perché mi dice ma da noi non dividono. In che senso non dividono? Cioè davvero qualcuno di voi non fa la raccolta differenziata? È da fuori di testa questa cosa, cioè nel senso è follia. Quando ero piccola è vero, non c'era. Ma adesso pensare di non dividere carta plastica o anche solo banalmente l'umido è... Non lo so, aiuto, mi sembra così strano. Questo è Dentino che dorme, fa il suo pisolino. L'angolo chitarre, adesso vado a sistemare l'angolo candele, come potete vedere, che ne abbiamo tantissime. Perché, aiuto, io e Ale adoriamo le candele e poi ci raggiorniamo tra poco. Ore 15:23, abbiamo iniziato a fare la camera alle 10:30, una roba del genere. Questo è mio marito dietro, più o meno abbiamo sistemato la postazione. Il problema è questo. Potete vedere, questa è l'inquadratura che viene. E ogni tanto quando vai indietro, ciao amore, esci dall'inquadratura, entra nell'inquadratura, dove che sei? Aspetta, sono zoomato perché c'è l'IA. Guardalo, guardatelo qua, è questo coso qua che entra. Diciamo che se registri io di sicuro non sto qui a sentirti... Oddio, ma cosa ha detto quella mamma di Team Mom? Cavolicchi! Aspetti, la brava. Che schifoso sei! Stai zitto che dorme il bambino. Dormi, dormi. Sembra un... Che frutto sembra, amore, Dante, così? La noce di cocco. La noce di cocco. Vabbè, adesso mi allontano un po'. Ciao, ciao. Ale ha montato questi uccellini qua. Vuoi dire la verità? Quante le avevo regalati, amore? Guarda che belli che sono. Le avevo regalati quando... Però li abbiamo tenuti perché comunque... L'altra volta era inteso quando poi abbiamo perso il bambino, però li abbiamo tenuti e ho detto alla prossima, li montiamo. E finalmente è arrivata l'ora della prossima. La farfalla ha detto che va alla mia commercialista. E guardate quanto sono carini. Ah, ma si gira anche! Lo tengo io qui, amore, questo, eh. Perché qua ci sono Dante, Flam. Questa qua è la mamma o il papà? È il papà, la mamma, non lo sappiamo, vabbè, è un genitore. Comunque, allora, questa è la postazione di Ale. Non ti viene più voglia di venire adesso a lavorare con tutto un po' di ordine? Sempre lavorato uguale. Vabbè, questi li portiamo di là. Questi qua tutta spazzatura. Sì, quella lì è la zona musica. Dobbiamo tornare a fare su Instagram i quiz musicali che facciamo sempre. Ma quando li facciamo di solito Dante già dorme, come è che possiamo metterci qua a gridare, suonare, un casino? Ma no, li facciamo alle 7 o prima di cena, così siamo a posto. Allora, per ora ho messo questo, ma ho mandato in lavorazione questo quadro qua, vediamo se si vede meglio così. Che siamo noi con l'ecografia. Beh, non so parlare con l'ecografia quando siamo andati a fare le foto per il compleanno di Dante. Che devo piazzare qui, che nel frattempo ho messo questo perché vi ho fatto vedere che c'era lì una cosa tutto storto. Adesso dobbiamo trovare una sistemazione per quello, amore. Quindi prendiamo le misure e prendiamo un mobiletto da mettere lì. I Lego sono tuoi, quindi li devo trovare. Tutto da portare in box? Sì. Ok, perfetto. Anche tu sei da portare in box. Mi fai sentire che suona la fisarmonica? Ma non si sveglia tante, sono le... quella roba arriva la porta. Ah, già, fa... Oh, wow, ok, allora niente. Devo iniziare a lavorare seriamente, ragazzi. Sto cazzeggiando un po' troppo. Cosa ne pensi? E no, beh, visto... Dopo anche 7 miliardi di studi televisivi che abbiamo costruito, si può registrare anche lì. Però sai cosa devo dire, amore? Che domani... Vado al sushi, okay. E quindi non lavorerò nemmeno domani. No, allora mi ha appena chiamato lo studio, il polidiagnostico, perché praticamente in questa gravidanza sapete che ho problemi con la glicemia, che è strano anche in questa gravidanza, e quindi devo fare la curva da carico, che è una cosa che mi spaventa molto perché ti hanno un bibitore di glucosio e tu devi berlo e misurare la glicemia a digiuno, poi tipo a un'ora e poi a due ore. E l'ambulatorio, sì, dove lo faccio io, fanno una pre-curva, nel senso che oggi ho fatto un esame per vedere se ero idonea alla curva, perché se la glicemia era troppo alta non mi davano l'idoneità, ma fortunatamente ce l'ho, quindi vi aggiornerò se è tutto ok. Mi servono dei consigli. Allora, prima di tutto, lì verrà il quadro che vi ho fatto vedere. Cosa metto dietro? Anche alla porta vorrei attaccare qualcosa perché l'inquadratura
se la sposto di un pezzettino si vede la porta, quindi vorrei, non lo so, un poster, una foto. Datemi dei consigli da mettere qui. Poi, adesso vedete la roba di Ale là sopra, ma che sparirà. Il quadretto di Checco Zalone, amore. La spada laser, perché questo è tutto set. Quindi, mi servono anche degli oggettini da mettere là sopra. Qualcosa. Le cianfrusaglie, diciamo. Qualche cianfrusaglia piccola, ma colorata, che ci stia col mio set. E poi vorrei cambiare marito, quindi se avete qualche marito da consigliare. Su questo sono d'accordo, bella. Quanto idea. Sei stupido, amore, sei proprio stupido. E sono soddisfatta, però il video finirà tra poco quando porteremo di là i cestini e quindi vi farò vedere l'intero studio fatto bene. E finalmente questo è il giorno dopo. Possiamo dire che lo studio è quasi ultimato. Quindi, perché ho voluto sistemarlo? Non so se ve l'ho detto. Vabbè, comunque, perché in ufficio fa molto freddo e quindi molto spesso anche la roba di non uscire di casa quando magari non sto bene, perché ultimamente non sto molto bene perché Dante mi porta a casa ogni malattia dal nido, ho detto è sempre meglio avere una postazione qua, anche perché da questa settimana voglio tornare online con il canale che ho di gaming, quindi fare magari qualche video di Roblox, qualche video di Sims, qualche video con Franci, qualche video di qualche altro videogioco che volete voi, e quindi mi è comodo avere una postazione anche qui che in un secondo raggiungo. Oggi dovrebbero arrivare le casse, le cuffie e altre cose, ma ovviamente sarà mezzo e mezzo, cioè andrò anche in ufficio e faremo anche questo benedetto tour degli uffici. Quindi mi metto qua. Devo mettere qualcosina qua che mi suggerirete voi. La postazione di Ale è in ordine, perfetta, cioè a parte qualche cianfrusaglia, ma deve sistemarsela lui. Cioè, per la prima volta è più in ordine la mia. Cioè, vi rendete conto che è più in ordine la mia di quella di Ale? Vorrei appendere qualcosa qui, mi manca il mio 100.000 iscritti del canale Sabri Games, che potrei appendere qua di fianco. Lì ho il mio 100.000 del canale La Sabri e lì il milione, cioè non è quello vero, perché mi si è rotto e quindi ho dovuto sistemare con una roba, una crocca che ho fatto io all'IKEA. Direi che SpongeBob potremmo anche levarlo. E non lo so, ragazzi, ho tutta questa parete qua. Mi date dei consigli su cosa potrei mettere? Io adesso mi metto a lavorare, vedo se riesco intanto a riprendermi il mio account di Roblox, capiamo come eravamo messi. E tra poco vado al sushi con le mie amiche del paese. Questa roba di aver creato un gruppo con le amiche del paese mi ha salvato, ragazzi, mi ha salvato, perché io qua non conoscevo nessuno e quindi questa cosa mi ha molto aiutato. Anche la pagina Facebook che ho fatto dedicata alle mamme per me è stata una svolta, quindi avere sempre questi pareri delle altre persone mi sta sempre aiutando tanto, anche solo come momento sfogo. Niente, vi mando un bacio grandissimo. Chissà se diventerà la camera di Flam. Inizialmente non penso, perché vedendo com'è andata con Dante, che è a un anno e ancora in camera, non lo so. In realtà non lo so. Vabbè, quello faremo un video dedicato per cercare di capire come. Ma io devo comprare. Non ho comprato niente, sono già quasi al quinto mese. No, dai, 4 e mezzo. E gli ho comprato il primo vestitino di quando nascerà. E basta. Con Dante a questo mese gli avevo comprato praticamente tutto. Vabbè, seconda figlia, va così. Vi mando un bacio grande e state pronti con i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo a Napoli e a Reggio Calabria.